Noi preghiamo Locke prima di andare a dormire, perché Locke è il nostro dio. Cosa fai? Ehi, ci risiamo su Resident Evil 4. Bentornati. Ti abbiamo evitato la passeggiatina verso la Magnum. Locke ci ha messo un quarto d'ora. Ma 20 minuti. Olè. Però adesso che abbiamo Ashley, lei penetra in questa, bravo, questo orifizio. Tanto questo dobbiamo dare merito a Locke. Che ha comprato anche la valigetta. E se lo ricordavi, ha comprato, no, la valigetta, ha comprato la valigetta 73.000 pipponi. Thousand. Ma è l'ultima, è l'ultima. È l'ultima, ma più soldi adesso però. Ma quanti tesori. Qua è sgravo sto Magnum. La Butterfly. Di fatto, questa, con la Magnum è figa perché non è la Magnum definitiva. Quindi sempre. Quando ci sarà, quando ci sarà, quando ci sarà la Magnum definitiva, la paghi, okay, una metà. La paghi la metà perché vendi quella lì. E poi mica guarda qua. Profumo che vale un casino. 5.000 di lingotti d'oro. E la pistola. 5.000 troppe, 5.000. 5.000 più una cazzina. Me la fai vedere fammela vedere un secondo. Bella. Bella, meno male che abbiamo la valigia. No, ma non sprecare subito. No, beh, ovvio, no, poi è la Magnum, cazzo. È la Magnum. Magnum è proprio un cannone. Cioè, nella realtà anche è un po' potente, è grosso in cui la Madonna. Sì, sì, sì. Adesso ci sono i nemici. Fa un buco così, cazzo. Gli scrive, adesso il problema è che ci sono i nemici tornando indietro. Quanto pesa? Perché non resettano? Diglielo, coglione. No, coglione, no. Okay. Sì, un pochino indietro, Dashlin. Ah, no, perché lo allora, secondo voi la Magnum quanto è più potente di un fucile? Non è più, non è più potente di un fucile. Non è più potente di un fucile. Nel gioco è più potente di un fucile, ma nella realtà ma no, è sempre una pistola, eh. Adesso no, è un esperto di armi. Ma tipo una Desert Eagle, se quella è potente. È grossa, è potente. Però è un fucile a. Dipende. A cioè, a quelli che hanno tanti pallini, che fa proprio ti aprono in due. Ma anche un fucile da distanza, diciamo. Sì, ma un fucile da distanza ha un proiettile. Poi fucile è un po' generico la parola fucile. Perché sì, ma sai, classico, lo so. Fucile a pompa, il fucile a cecchino, sì, fucile quello. Semiautomatico, le cose. Ok, allora metti un fucile. A pompa. No, semi-automatico di quelli così. Ma quelli sparano tanto. Quelli sparano tanto, vanno sulla quantità. Sono comunque proiettili cazzuti, ma non ne spari tanto. Ma la Magnum infatti è abbastanza superata come arma, penso. Cioè, ormai ci sarà. Sta cagando. Che è successo? Voi lo sapete, ma questo è un cesso. Quando abbiamo bisogno, perché noi registriamo 10 puntate di fila. Sai che bello sarebbe. E quindi abbiamo un cesso. Abbiamo un buco. In effetti c'è un buco, è un po' sottile. Devi spremerlo bene, la merda, e far uscire da lì. E noi caghiamo direttamente per terra. Tanto esistono persone apposta che puliscono, chiamate donne. Donne, e quindi e tutte donne ascoltano. E comunque con due o tre proiettili ho schivato tutti i nemici easy. Easy anche. Ma perché Locke è ma bravo? Ma perché non diamo dei props perché a no, Locke? Perché non lodiamo Locke ogni cazzo di puntata? Ho preso la Magnum, non so che Locke è bravo, un bravo giocatore, trova tutte le armi, compra tutte le valigie perché hanno un senso. Ma sai cosa? Sì. Penso dicendo la verità. Sembra una battuta, ma in questo caso è vero. Ma sai cosa? E non sta più morendo. Io farei perché ci sono stati più nemici. Bravo ragazzo, veramente. Aspetta, finalmente. Ma è anche un bel ragazzo, lo so, sapete. No, bellissimo. Lo vedete? Poi visitate la posta del cuore di Locke. Finalmente possiamo abbinare qualcosa. Non ci credo. Non è vero. Finché non lo vedo. Abbinalo su. E vending. Sei proprio un coglione. Sono un coglione. L'hai proprio abbinato uno su uno e uno sull'altro. Così vale di meno tutto. È proprio un idiota. Però io gli ho detto tutti i complimenti che ti abbiamo fatto. Toglili tutti, cancella. E mi risucca tutti i complimenti che ti ho fatto. Adesso non avrei neanche salvato. Cosa? Vendi. Sei un idiota. Sei un inetto della società. Sì. Vabbè, vendi. Ma sai cosa? Arriva fin lì. Vabbè che mi è scivolato. Perché arriva alla linea del successo e va nel barco. Mi è scivolato sempre. Il dito. Quante non l'ho fatto apposta. Guarda che fai sempre così. 10.000 o di più. Eh? 12.000. 1-10. Adesso così li teniamo. Ma tanto troveremo. Ti servono. Ma lo troveremo. È finito il gioco. Più o meno. Non abbiamo ancora visto Krauser. È tipo immenso. Più lungo mai realizzato dai Super Fighting. Se lo finiamo no. Dark Souls forse. Adesso parlo così che almeno non so se ci mettiamo di più a finire questo Dark Souls 1. Questo mi sa. Questo qua Dark Souls 1. Sai cosa? Aveva all'inizio sai perché? Abbiamo fatto delle sai ore. Perché gioca Locke. E chi giocava invece Dark Souls 1? Vuoi dirlo? Non l'ho sentito. Vogliamo dirlo? Ma diciamolo. Chi è? Giovanni. Adesso sai cosa? In una puntata e mezza stai continuando a usare la mappa più di che altre 36 puntate. Cioè, non l'ha mai. Sapete che in 30 puntate non l'ha mai guardato. Tesoro, cioè, adesso stai giocando normale. Sto giocando con un senso. Prendo la mappa, capisco. Andiamo a prendere quel tesoro laggiù. Intelligenza. Questo non è rubare battute. Lo prendiamo il tesoro laggiù. Intelligenza di Enzo. Votate se devo andare a prendere il lavoro il tesoro laggiù. Ma che cazzo? Intelligenza è bella, mi è piaciuta. Te la ruberei qua. Intelligenza.
Kelly Jenso, perché sti Jenso in ascolto. Vabbè, salutalo, ciao. Salutalo. Ma sappi di Enzi, dai, ti prego. Vale anche Renzo. Anche tutto ciò che compone la parola Enzo. Vabbè, anche vale Piacenzo. Anche Vincenzo. Piacenzo. Piacenzo. Tutti quelli di Piacenza, un saluto. Un saluto anche a tutti i ragazzi di Piacenza, ce ne sono tantissimi. Se quando ce ne siamo tanti davvero, vi ho uno, perché dire è vero. Cos'è? Perché qualcuno dovrebbe costruire una cosa del genere in un castello? Un hotellone. Fa ridere. Aspetta, fa ridere. Io ci ho preso gusto. E quanti colpi di mai? Però adesso tu droppi proiettili di qualsiasi allora, cosa. Rimetti un attimo la valigetta, per favore. Ma sì, no, non ci vai perché tu discussioni no. Sull'ordine. Non lo voglio neanche sentire. No, ma non volevo fare quello. Volevo darti dei complimenti. Ma non dagli questi complimenti. Che non so te che li metti. Hai visto che appena gli dai un complimento cade nel baratro. Lui così, quando è nel fase di successo, poi si butta giù. E si uccide. Poi schifo al cazzo. Come Locke. Super Mario Bros. Ti avrei detto, guarda che gli farei quasi una foto alla valigetta di Locke. Per ma tanto siamo belle, un video, non serve. No, ma per dire che un complimento, invece no, non ti meriti un sto cazzo. Sto pezzo non è ovvio. Devi sparare quelli perché mi sta, vedi, mi stai ignorando perché gli sto insultando. Locke, non hai capito che il 90% delle cose che diciamo noi ignora. No. E poi quando parla la sua invece, oh dai, ma perché Locke, sono affogato nella affogato, mia voce. Sei affogato nel tuo orgoglio, esatto. Nel tuo ego. Fai sì, lo stavo dicendo. Sì, sì. Affogato al caffè, vai, vai. Ma cosa fai adesso? Non lo so, sto cercando di capire cosa mi questa, dice. Questo sembra veramente Dark Souls comunque. Salta. Ma queste ambientazioni sono veramente Dark Soulesi. Sì, questa sì. Siamo Dark Souls 2. Davvero? No, vabbè. No, ma schifo! Dico io. Chi sono questi signori qua? Calcia, boia. Calcia, cosa fai? Là. Adesso usa via fuoco, tutta la vita. Ah, no, perché c'è la... Beh. Ah, ma non tu. No, c'è vale. Il Flame no, Trower. Aspetti. Ha droppato. Ha droppato. Guarda che incredibile. Sai cosa? Me lo ricordo sto pezzo. Anch'io. Io assolutamente no. No, ma poi puoi correre. No, ma sto cercando. Perché dobbiamo ammazzare tutti? No, li ammazziamo. Abbiamo mille armi. Ma non è quello, non ha alcun senso. Droppano. Se puoi evitare. Ma cosa droppano? Se puoi evitare. Guarda, poi nel fuoco sei. Minchia. Più. E non è che beccato tra l'altro, però è morto. Ma adesso usiamo il mitra come se fosse un'arma comune. No, perché sei. Beh, è un'arma comune. Ma non è un'arma comune, quella va bene. Cioè, non ha senso. Sada, usa il pompa. Ma no, perché il mitra, tu non hai ancora capito la mia logica. Se tu spari pochi colpi. Sì, consumi mitra, meno, poi droppi una scatola da 50. Non lo capisce. Però, quante munizioni hai di altre cose? Io guarderei l'inventario e userei quelle che hanno più munizioni. Quindi la pistola. No, il fucile a pompa ne abbiamo anche tanti. Cioè, la pompa sai che non l'abbiamo più usato. Infatti abbiamo tipo 25 minuti. Ma siamo messi bene per una volta, possiamo? Minchia, abbiamo tutto, ragazzi, tutto quello che vuol dire. Non dovete rompere il campo. Siamo in estremo, abbiamo tutto quello che volete. Devi passare platform. Ma basta che vai a sinistra, a destra. Sinistra, a destra, giù B. E quindi? Vai giù B. Ecco, adesso ti fai il pick. Adesso. Fai il picchio. Adesso vai, corri, salta. E poi? E poi? Bello. Fai intanto. Non ti prende. Ma guarda che lì palesemente non dovevi andare. Ah, ciao signore. Sì, ma dove vai? No, ma quitta. Quittiamo il Resentivo. Però ragazzi, con questa quittiamo il Resentivo. Dite voi, dite voi. Adesso dovete commentare e mettere mi piace. Noi vediamo i mi piace in base a quello, sappiamo se continuare o no. Ma io so cosa devo fare. Noi vediamo i mi piace in base a quello. Tutta una... Era tutta una frase unica. Devi mettere della punteggiatura. Lo so, però l'ho pensata man mano. Merda. E quindi too late, bitches. Comunque ma arriva all'infinito. No. Però, nel senso, adesso abbiamo fatto un bel po' di puntate di fila di esentivo, quindi probabilmente lo quitteremo per sempre. No, beh. Vabbè, però una pausetta ci sta. Ma io non capisco, non so, davvero. Dipende. Non medicina. Stai capendo, Locke? Ma perché non guardi la mappa? Usare. Perché non guardi la mappa? Non c'entra un cazzo. Così. Non c'entra un cazzo. Perché magari si deve attivare qualcosa. Perché usi quell'erba debole? Quell'erba debole. Usare le due verdi che sono brutte. Usare il suo medico. E ho mezzo morto. Perché, ma non ha più senso, no, perché è sbagliata l'idea. No, è giusto, perché poi puoi venderla. È finito lì. Prendi il bonus e torni indietro. No, c'è di sicuro cosa da fare. Palesemente, no. Oh no. Gli ha aperto la mente. Solamente so prendere un oggetto e tornare indietro, quello a destra che non vuoi prendere. Ma ce n'è uno lì, non lo prendiamo. Lì dove? Ma non qui sai non, cosa? Non c'è da prendere. Non. Devi accendere il fuoco. Non stai capendo, Locke. Io gli ho detto un indizio. Io non dico niente. Ma come lo accende il fuoco? Non ce l'ho l'accendino. C'è l'accendino, c'è sempre l'accendino in genere sentivo. Non di questo. Tanto è vero, c'è sempre l'accendino. Io devo spaccare il lanciamissile. Accendi il fuoco. Scusi, Ma perché non fai l'altra strada? Hai fatto quella? Perché qua dobbiamo. Perché qua c'è l'ultimo pezzetto, mi sa.
E l'hai fatto adesso che non va bene. Che non è accessibile. No, c'è l'ultimo... No, è giusto, qua c'è che l'ultimo... Che non è accessibile. Io vado in modalità... Chiavi e tesori, ok? Vedi che ne ho due. Qua c'è il terzo. In questa stanza c'è il terzo. E dov'è? Guarda che questi sono infiniti finché non fai qualcosa. Però sono me. Infiniti davvero. Secondo me sono infiniti. Qua uniamo tutti. Quindi adesso vi ho uno. Qua uniamo tutti gli utenti che dicono che allora, sono aspetta, aspetta. Da qualche parte qualcosa bisogna fare. Da dai. E vai nel fuoco. Arrivo all'infinito davvero. Hai ragione. Dove perché finché non fai una cosa. Ma cosa? Matalo. Vai. Salta, speravo che. No, ma muori. Ma conviene che carichi. Non rifai. Fai una... Ma perché non fai l'altro pezzo, scusami? Qual è l'altro pezzo? Quello strada rossa. La strada rossa è bloccata dal cazzo di porta della chimera. E dato che la chimera manca il terzo simbolo che si trova in questa stanza. Ma se cominci a mettere gli altri due, magari risentiamo qualcosa. No, non si attiva un cazzo. Ma dai, Ma ci provo! Ma sì, ma mica ma sulle basi! Se c'è sto pezzo, è ovvio che bisogna farlo, no? Lo mettono così perché sono stronzi. No, lo devi fare, ma dopo che hai messo gli altri due, ma perché che cazzo dici? Perché questo magari devi farlo per ultimo. Spari solo cazzate. Magari questo devi farlo per ultimo. Uso il cecco, ti faccio vedere. Metti io. Che loro vogliono farti fare per ultimo sto pezzo. Ma no, non è cazzata che ti piace. Sì, sì. No, perché si era illuminato. Dato, che si era illuminato il mio vino. Non mi ascoltate mai! È una mai! Ma è palesemente una strada. Lo so, ma ovvio che è una cazzata. Però nel mucchio c'era tante cose vere. Ultima volta. E vabbè. Però se te li fa vedere, qualcosa ci perché devi fare in culo, così evitano di ucciderti ogni volta. Però tu ignori, corri come un bastardo. Oh. Senza offendere nessun bastardo. Che fine i bastardi esistono? Vedi! Minchia. Finito! Era così, come ho detto io, palesemente. Adesso. Tra le mille cose, io ti avevo detto accendi il fuoco. Accendi il fuoco vuol dire è finito. Uccidi il nemico sul coso. Uccidi il nemico sul quello che lancia il fuoco. Perché lo togli poi il fuoco, lo uccidi il fuoco. Io ho detto uccidi il fuoco, non ho detto accendi il fuoco. Peggio direi che cambia le carte in tavola dopo 20 minuti mi di gioco. Allora, Locke, ti prego. Ma abbiamo fatto? Non ti prego cosa? Io ti prego lo stesso. Perché sei un santo da pregare. Sbarre. Noi preghiamo Locke prima di andare a dormire. Perché Locke è il nostro dio. Cosa fai? Passa di nuovo attraverso le grate. Quindi frega lui. Vabbè. Oh, finalmente usiamo sto fucile a pompa. Per lo so, però va dentro il fuoco. Perché no, quello non usa di nuovo il cieco per ammazzare quello inutile. No. Dov'era? Non è quello. Non è quello. Non è quello perché devi ammazzare anche l'altro. Ma senti, Locke, non hai. Non hai più idea. No, è una stanza che non hai capito. Stai giocando male perché non hai capito cosa devi fare. No, secondo me devi ammazzare tutti sti cosi, dragoni. Ti si apre tutto. Sì, perché non è che uno va. Che cazzo sei? Noi ti conviene quittare. Cioè, amo il succo. Muori. Muori? Sei morto? Vai nel fuoco, muori prima. Mi uccide, signore. Se vai di sotto non muori. La piazza sono morto lo stesso. Cioè, se stai evitando. No, mica, li stanno colpendo tutti. È che muori. Ma sei troppo. Adesso così sembra che un così di vita, cazzo. Vedi che ti hanno colpito di vita, sono 30. Allora, adesso col cecco, sai cosa devi fare? Col cecco? Ma poppano quando vai avanti, mica sono scemi. Ma ti fermi. E allora ti fermi un attimo e ti. Hai 2 minuti, Locke, per trovare questo pezzo. Se non lo fai, ti inculiamo. Se non lo fai. No, però poi lui lo vuole. No, quello. Non ti inculiamo. Ok. No, davvero. Ma state calmi. Davvero, se 2 minuti ce la fai, ce la fai. Tutta questa agitazione. Ce la fai così, lasciamo l'hype per la stanza Majestic Stanzax che abbiamo lasciato per il futuro. Vabbè, sembra male che uno. Allora, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Non c'è niente. Ma non è questo, È un altro. Vabbè, apri anche l'altro e chi ce frega. Quello lì, in alto. No, fai una passeggiatina, lo attivi, torni indietro e lo ammazzi. Sì. Ah, no, è già lì, è già lì. È già lì che spara. No, non è lì. Sì, è lì, perché chi è che lo fa girare? I casi sono automatici, hanno messo una cosa che li pilota lì. No, ma devi lì, andare, devi andare avanti per forza, perché sennò si attivano. Ma senza agitazione per niente. Ma era lì. Qua, non è sì, ma le ingots. Vabbè, no, prendiamoli. I bullion. Dai, ma per favore. Aspetta, che c'è il fuoco. Adesso. Tu adesso però non andare, torna indietro. Ah no, perché lui si gira e si protegge. Io non ho ancora. Ci ha messo in difficoltà pezzo. Questa stanza. Diciamo sono già il cervello. E la prima volta che noi non è che siamo proprio. Siamo pratici. Perché? Siamo pratici. Non sei andato oltre? E perché non va? Perché non hai saltato oltre? Salta oltre. Che spammo ha, non è che. Occhio che lì ti dà fuoco sempre. E ce lo sei fatto prendere vai 60 via, volte. Vai via. Corri. Eccolo lì, bravo. Quello ammazzato adesso, vedrai. No, ma va che ammazzate. Un po'. È tutta gente che ti viene addosso con delle armi melee. E tu hai dei cazzo di pompe e armi a distanza. Dovresti essere immortale. Immortale. Perché non dovresti mai farti toccare. Mai! Cioè, scusi. Cioè, è come se mai allora, fatto ma adesso una non guerra. È che, c'è tanto da capire. Ammazzi quello del dragone, prendi lo scrigno.
Gigio. No, lì devi andare, perché è il posto che ti liberava. Vai a sinistra. Non hai capito? No, non ho capito. Ti lasciava andare in quello spazio a sinistra, perché da lì devi prenderlo, forse. Hai capito? Adesso vado, ma state calmi. Ma lo stai provando. Cioè, stai capendo? Sto capendo. Eh sì, ma stai capendo lentamente. Non abbiamo più tempo di fisico. No, timing is blessed. Attento, almeno che ho detto sinistra, ho detto destra, così non puoi sparare. Perché come cazzo fai a beccarlo che è dall'altra parte? Ma chi? Quello lì! Quello lì? Ma col pompa lo prendi? Vabbè, anche volendo. No, va bene. Va bene. Cosa fa con la accecante? Che la accecante non credo. Gli dà lì! Ma è piccolo. Muta una granata esplosiva di fuoco, di acciaio, quello di che vuoi. Di acciaio, mega me. Una granata. Perché non ci arrivi con altre cose, vai. Ma per un pelo, Ma non sprecare per ste cazzate. Ma basta che passi di strada a destra, vai a sinistra e gli spari. Ma perché non puoi tornare indietro? Lì. Ma c'è lo scudino. Puoi tornare indietro proprio. Indietro. Sì, posso. Ma sai cosa? No, dai, lo facciamo, sto pezzettino, dai, ti prego. Prendiamo l'oggettino e poi possiamo quittare Resident Evil per sempre. Però almeno prendiamo una quittina. Sì, ma sembra che sia sto incubo, non ci possiamo mai bloccare di sto gioco. Stai calma, Dalbis. Io non so. Perché inizia un po' il cazzo, Vero. Diglielo. Ma non stai facendo. Dilli, secondo me puoi prenderlo, perché l'hai preso prima. È di brutto, ce la fai. Di qua. Cecchino. Cecco, usa. Vedi qua essenziale il cecchino. Adesso cosa hai da dire? Io ho sempre detto che è fondamentale. No, è essenziale. Non è che mi è diventato rosso il mio per un attimo, non capisco. Però lui si gira, è sempre rosso. No, forse se vediamo all'inizio, al punto all'inizio dove hai beccato l'altro. È un bastardo comunque. Come fa a sapere che lo stai mirando da lontano? Beh, mica è stupido. C'è un punto unico, allora non è a cazzo sto gioco, eh. Gli hai detto. No, quello è. Anche così. Bravo. È vero. Sai che prima l'avevo visto? Lei lo sapeva. Come al solito, col seno di poi sa tutto lei. No, l'avevo visto e... È quasi come l'acqua lì dal sole, Questo viene fuori, sì, però. No, ma io non ho detto che lo sapevo. Ho detto, quando l'ho visto quegli ingranaggi, mi è poi venuto in mente, ma non ci ha dato troppa importanza. Ah, meno male. Quello un po' tutti. Anch'io l'avevo visto quando ha sparato. C'è anche sparato un colpo una volta. E infatti, poi, però poi non era, nuovo, perché lui ha sparato male. Male, no, perché c'erano forse 2 o 3 colpi ci volevano. No, perché non c'è un hitbox di merda, in effetti. È solo lì. Perché butti la granata? Cioè, sono 1000. Pompa! Facile. Hai un proiettile solo. Ma devi far veloce. Adesso prendiamo l'oggetto e grazie per averci scelto. Veloce! Ma state calmi. Vediamo un po' di fretta al nostro amico. Vediamo se è quello giusto. Se non è quello, spegni e boh. Vabbè, è un tesoro. No. È lui. Ciondolo illuminato. No, ma c'è ancora un. Perché c'è ancora un pezzo. No, c'è ancora un pezzo. Allora salviamo. Torna indietro, non ce la faccio più. Dai, 18 minuti. Sì. No, perché sarà lungo tipo infinita sta puntata. Allora. Adesso Resident Evil, siamo andati un casino avanti. Riassumiamo Resident Evil. Siamo andati un po' più avanti. Locke è un bravo giocatore a volte. A volte, quando randomizza bene. Poi ha capito che può guardare la mappa. Cioè, quante cose hai capito? La mappa dopo sei 20 migliorato. Lo so. Come persona. È una persona migliore. Quando vado in giro, vado in giro con Google Maps. Prima non c'era. Prima andavo in giro così con la cartina, ancora si perdeva. Quindi condividete i video, andatevi a vedere la playlist, mettete mi piace su Facebook. Accoltella Ashley. Accoltellate Ashley e noi siamo Super Fighting Bros. Io sono Dalbis. Io sono Ray. Io sono. Non vi preoccupate, torniamo fra un secondo. Fra un secondo.